è una festa per la nostra città e la diocesi. Condividiamo l'augurio di gioia e felicità. Così il vescovo di Arezzo Cortone, San Sepolcro Andrea Migliavacca, ha introdotto le celebrazioni in un duomo aggremito in occasione della festa del patrono. San Donato fu il secondo vescovo della chiesa aretina, sarebbe morto martire secondo la tradizione il 7 agosto 362. L'omelia del vescovo è stata poi dedicata al tema della speranza. Monsignor Migliavacca, parlando dei molteplici problemi di questi tempi, dalla crisi economica alle guerre, dai femminicidi alle difficoltà nell'educazione dei figli da un lato e l'abbandono degli anziani dall'altro, ed ancora il divario tra ricchezze e povertà che aumenta, ha rilanciato un messaggio portato da San Donato: si può sempre sperare. Esempio di speranza perché non ha spento l'ascolto, ha detto Migliavacca, è anzitutto l'ascolto di Dio, della sua parola e della sua chiamata, e poi l'ascolto del gregge di cui ci parla oggi la parola, fino all'appello finale. Auguri terra di Arezzo, terra della nostra diocesi, sì terra di speranza. C'è stato infine anche un saluto speciale per la presenza del parroco della chiesa ortodossa di Arezzo e per alcuni giovani di fede ortodossa ospitati a Rondine.